Il periodo tra le Olimpiadi di Berlino e quelle di Londra del 1948 è coinciso anche con una inedita politicizzazione dello sport. Il regime nazista e quello fascista hanno esaltato il corpo degli atleti, incentivando la pratica sportiva per promuovere il mito dell'uomo nuovo, a sostegno di ideologie razziste e utilizzando lo sport come strumento di inquadramento delle popolazioni di propaganda. La mostra di Cortona, sport, sportivi e giochi olimpici nell'Europa in guerra, organizzata con il Memorial della Shoah di Parigi, propone una inedita lettura di tutto il XX secolo attraverso le diverse inclinazioni dello sport sotto questi regimi. Si concentra sulla Germania nazista e sull'epurazione e arianizzazione della società tedesca, che non tralascia nessun ambito sportivo. La carriera di numerosi atleti, per la maggior parte ebrei, sarà spezzata dall'ascesa del nazismo. Molti subiranno la deportazione e la morte nei lager, o pagheranno duramente la propria dissidenza rispetto al regime di Hitler. Un messaggio chiaro, rivolto alle nuove generazioni, emerso anche nel corso di un convegno, con la partecipazione delle scuole. I primi provvedimenti sono già del 30 marzo 1933, quando la Federazione Pugilistica Tedesca impone l'esclusione dei pugili ebrei dalla Federazione Tedesca. E poi a cascata tutte le altre discipline sportive furono sottoposte allo stesso diktat. In Italia sono le leggi razziali del 38, del settembre-novembre 38, il CONI diede la propria disponibilità a questi provvedimenti, incaricando la Federazione Italiana Medici Sportivi di collaborare con l'Istituto per la Bonifica Umana e l'Ortogenesi della Razza, di cui era presidente Nicola Pende, che è uno dei firmatari del Manifesto della Razza del 15 luglio 1938, poi rettore dell'Accademia di Educazione Fisica della Farnesina a Roma. Quindi purtroppo in questa stagione storica lo sport è stato elemento di esclusione, non di inclusione. Una cosa interessante di questa mostra non è soltanto quella che riguarda la comunità ebraica, che sicuramente sarà più colpita, ma ci sono storie per esempio di italiani neri che sono stati discriminati, e questo in Italia forse pochi sanno che all'epoca c'erano anche dei campioni di sport come Leone Iacovacci, o campioni in Germania di etnia Sinti, che è stata un'etnia discriminata, come John Trollmann, che sono stati appunto vittima di questa visione dello sport che ha fatto sì che non era importante quanto tu eri bravo, non era importante la tua cittadinanza, ma contava di più a quale razza io ritenevo che tu appartenesse, e questo li ha esclusi da anche tutta la possibilità di dimostrare realmente le proprie capacità.